Alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia si è svolta una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale. La ricorrenza di quest'anno è segnata dalla coincidenza con il 70° anniversario del Trattato di Pace di Parigi, che sancì la fine del secondo conflitto mondiale e la sconfitta dell'Italia, entrata in guerra sotto il regime fascista. Il trattato, poi ratificato dal Parlamento nel settembre 1947, segnò l'inizio dell'esodo degli italiani da quelle terre dove erano vissuti da generazioni e che la sconfitta aveva fatto passare alla Jugoslavia. Una fuga contrassegnata anche dalle barbare esecuzioni titine nelle foibe, dove caddero connazionali etichettati come fascisti e che erano per la maggior parte gente comune. Alla cerimonia in biblioteca hanno partecipato gli studenti di alcuni istituti scolastici della provincia di Pistoia. Vabbè, sull'importanza della memoria ci siamo espressi tante volte, direi che mai come oggi sia fondamentale non dimenticare che cosa è accaduto. La cosa particolare che a me preme nella giornata del ricordo è fare un collegamento con la giornata della memoria. Per dire, voi sapete, tutti sappiamo che questi due eventi sono connessi a due realtà molto diverse tra loro. E per dire che è l'uomo comunque. Non serve identificare questo o quello. Identifichiamo che tutto cammina sulle gambe dell'uomo. Quest'uomo può essere giallo, può essere nero, bianco o qualsiasi altro colore, è lui. Quello che io vorrei passasse a questi giovani studenti è che tutto dipende dalle scelte del singolo e di quanto il singolo sia capace di combattere e sacrificarsi per ciò che è giusto, perché le cose non abbiano sempre uno stesso andamento. Ecco, oggi più che mai direi che il singolo è la chiave di volta perché cambino le cose. Se noi ci muoviamo nel senso del giusto, solo se gli altri lo faranno, non c'è possibilità di risoluzione.